Abbiamo un codice della buona comunicazione. Noi dovremmo fare in modo che i bambini, questo codice, che ce l'hanno già, fa parte di loro, lo consolidassero, non lo perdessero, non diventassero grigi nel corso del tempo e neri come qualche volta succede. Per questione di tempo, il discorso dei manager, a volte sono più bravi i loro collaboratori che loro stessi, perché i manager tipicamente arrivano da te e ti dicono: guarda, fammi una giornata di corso stupenda, fantastico, voglio che me ne formi 1500, ok, formiamo i 1500, di solito dicono: ma ai miei capi il corso però l'avete fatto, perché puntualmente il problema è che il grande manager ha la difficoltà evidentemente di doversi confrontare con situazioni molto complesse. Allora non è che non conosca le tecniche, ma ci vuole molto più training on the job per riuscire ad avere quella capacità. La cosa comunque importante è che per fare i corsi e quindi per fare il training ai manager, quello che parla sono i numeri. Allora, noi abbiamo fatto molte misurazioni, perché a me non piace parlare di cose che si possano soltanto dire a parole senza avere la possibilità di dire cosa è successo e portare quindi dei dati. Mi piace, mi sembra etico, mi sembra giusto, doveroso cercare di misurare più che si può quello che facciamo. So che molti dicono che la formazione non è facilmente misurabile, ma ad esempio la formazione commerciale sì. Allora, tanto per dirne una, ma poi le misurazioni sono fatte in tanti posti diversi. Un call center di telefonia che vendeva in casa, quindi il prodotto telefonia, sono quelli che ci chiamano di sera a casa, che ci dicono: buongiorno, ma allora guardi, perché non cambia operatore? E loro facevano telefonate a liste di persone, quindi come noi, ma liste di persone che erano state plurilavorate, quindi persone che ricevevano tutti i giorni telefonate. Bene, hanno fatto 2 giorni con me sulla voce verde, 2 giorni quindi esclusivamente, perché poi la voce verde è la voce dell'educazione e quindi è la voce che ti insegna nel modo in cui parli a chiedere permesso quando entri. Noi abbiamo tanto bisogno di educazione, ma non perché non la possediamo, siamo tutti molto educati. Purtroppo a volte ci dimentichiamo di essere educati perché vediamo che gli altri non lo sono. E allora in un paese come l'Italia qualche volta diciamo: ma perché devo essere educato io se tutto il mondo, no? Quando siamo esasperati, tutti diciamo le stesse cose. Bene, la voce verde è in grado di creare quel rapporto nel quale, attraverso il modo in cui parli, tu chiedi permesso all'altra persona. Quindi, anziché dire: buongiorno, senta, è possibile andare... E questo non va bene. Senta, per cortesia, buongiorno, avrebbe la possibilità di parlare? Mi chiamo Imparato e la chiamavo perché mi piacerebbe parlarle di una cosa che secondo me potrebbe esserle utile. Bene, abbiamo fatto parlare questi operatori in questo modo, 2 giorni interamente sui primi 10 secondi della telefonata, poi hanno lavorato per una settimana con il loro team leader che vegliavano perché tutti gli operatori parlassero così. Risultato: dopo una settimana. Si chiamano contatti utili. I contatti utili sono quelle persone che rimangono al telefono dopo i primi 10 secondi. Gli altri attaccano prima. Io ad esempio quasi sempre attacco prima, a meno che non, ma penso che molti di noi ormai si siano abituati. I contatti utili, cioè quelli che sono rimasti al telefono, sono triplicati. Da 100 sono diventati 300. Il fatturato su 15 operatori di media, la media di venduto da una settimana all'altra è stato un incremento del 78%. Sono passati in una settimana da una produzione che era intorno all'8% a una produzione intorno al 16,9%, scusa, intorno al 14,9%, quindi un incremento veramente pazzesco. Altra misurazione: siamo stati in un call center che rispondeva alle telefonate di clienti di un grande produttore di contenuti televisivi, chi sarà? E questo gruppo di 100 operatori andava un po' male, perché si chiama CSI, Customer Satisfaction Index. L'indice di soddisfazione del consumatore alla telefonata era molto basso. Cioè, i consumatori poi nei test dicevano: no, mi hanno trattato male, mi hanno fatto sentire l'ultimo degli ultimi, mi hanno fatto sentire come se non valessi niente, eccetera. Abbiamo fatto con loro la stessa cosa,
Il gruppo dei 100 operatori sono diventati i best performer del call center, al punto che il call center ha tenuto il cliente e ha avuto una commessa per altri 2 anni. E quindi questo è insomma il risultato. Ti chiediamo se ti ha dato il margine. Trattativa riservata. Anche le donne sì. Riescono a tenere un buon tono di voce basso, calmo, staccato. Come il tuo adesso? Sì. Ad esempio la tua voce ha più probabilità di successo se chiedi uno sconto di quella della Iervolino. È proprio evidente perché... Allora, provate a immaginare in natura i suoni acuti e i suoni bassi. Suoni acuti, zanzare, scimmie, galline, che rispetto abbiamo nei confronti di questi esseri. Suoni bassi, terremoto, leone, tuono. Qualcosa di femminile basso. Qualcosa di femminile basso in natura, beh in realtà diventa femminile dopo, cioè siamo tutti uguali da quel punto di vista lì. Io credo che la donna con una voce bassa, dal mio punto di vista, abbia una possibilità di leadership il doppio di quella maschile. Perché? Perché la donna tendenzialmente, per questioni anche di respirazione, non è portata ad avere una voce bassa, perché respira con la parte superiore, ma per questioni genetiche. L'uomo invece, beh sì, molti uomini hanno una voce medio acuta, ma tendenzialmente l'uomo di riferimento è l'uomo con una voce tendenzialmente bassa. Quando la donna riesce ad avere quella capacità, intanto di essere femminile, perché la voce medio-bassa di una donna è indice secondo me di grandissima femminilità. È ovvio che non deve essere soltanto medio-bassa, bisogna che ci siano chiaramente le indicazioni in funzione dell'emozione che sto provando, ma la nota di base è una nota che dà l'idea di una persona calma, disponibile, di una certa seduzione evidentemente, e quindi con delle capacità di leadership in quanto donna calma enormemente superiori a quelle delle altre donne. Piccola divagazione sulle donne. Secondo me la leadership è una cosa femminile negli ultimi tempi. Ti dico perché, le dico perché, vi dico perché, non so il... comunque. Oggi come oggi, proprio perché viene molto stimato e viene molto considerato colui che riesce a creare un rapporto di fiducia e quindi qualcuno che parlando dà un'idea di sé e di qualcuno con cui puoi parlare, cioè qualcuno che non... che in qualche modo se gli parli vedi che quello che sta dicendo è quello che sente, cioè è quella persona lì. Beh, in questo momento questa cosa che è la colloquialità, la capacità di confidenzialità, di creare un rapporto vero, ma questa cosa è sempre stata molto più femminile che maschile. La capacità di avere e di entrare in contatto in salotto è una cosa femminile, non è maschile. La capacità di creare un rapporto di condivisione è una cosa più femminile che maschile. L'uomo di solito, l'uomo nella storia, doveva combattere, doveva cacciare, doveva fare altre cose che sono tipiche dell'uomo. Niente a che fare con le cose più garbate, ma il mondo è cambiato. Anche nella vendita è cambiato, perché oggi il concetto di fiducia passa solo e unicamente attraverso l'essere umano. Ma per un semplice motivo. Perché oggi non esistono più aziende di serie A e di serie Z. Possono esserci delle differenze qualitative, per carità, ma non ci sono più le differenze qualitative di prodotto che esistevano una volta, perché oggi tutto è globalizzato, quindi le auto buone si fanno in tutti i paesi, i prodotti finanziari buoni sono un po' dappertutto, le assicurazioni buone sono un po' tutte, perché i prodotti si assomigliano. Che cosa fa la differenza? L'essere umano. Di conseguenza quella capacità femminile di entrare in contatto con gli altri, che oggi come oggi è molto importante, è una cosa che fa la leadership. Barack Obama o Papa Wojtyła erano secondo me molto più femminili di Hillary Clinton, ma molto di più, anzi Obama lo è ancora. Nel senso che la sua capacità di essere assertivo, ma contemporaneamente di essere colloquiale, è quello che fa la differenza fra una persona che quando ti parla credi a quello che dice e una persona che ti impone qualcosa, ma che se potessi la cacceresti, insomma. Questo è un po' il senso. La domanda era questa, no? A parte
sempre un grande piacere averti ospite e sentire queste cose. La domanda era questa: tu insegni a modulare, a cambiare la voce, a essere calmi, eccetera. Ci sono tutti i corsi di programmazione neurolinguistica, di analisi comportamentale, che insegnano, come dire, a cambiare per migliorare il rapporto con gli altri. La critica più forte che viene fatta dice: ma allora si cambia la personalità? E la domanda provocatoria è proprio per discutere di questo. Allora se tu mi dici devo cambiare la voce, devo stare calmo, ma in quel momento sono istintivamente arrabbiato, non rischio di non essere più io e di essere plasmato secondo un modello? Quanti giorni ho? 5 minuti. Sai che rimangono le prime tre parole della frase. Lo facciamo in ascensore, salendo dal 10° piano al piano terra. Ok, allora, noi facciamo, questo metodo è quello che va a completare la programmazione neurolinguistica. Cioè, questa cosa che vi sto dicendo non è una tecnica. È una tecnica nei primi tempi. Cioè, nei primi tempi devi fare attenzione a come parli, devi riabituarti. Ma noi ci siamo abituati a parlare come parlavamo perché abbiamo acquisito un comportamento. Quindi noi non siamo nati così, esiste una genetica, ma esiste una cultura, esiste un comportamento ed è il linguaggio che noi abbiamo assunto per esposizione quando eravamo piccoli. Quindi se io parlo in un certo modo, perché probabilmente mio padre parlava così, ognuno di noi se parla in un certo modo e si comporta in un certo modo perché le sue discendenze, quindi le persone dalle quali discende, evidentemente avevano quelle caratteristiche. Se voi andate a Fidenza, tutti parlano come Gene Gnocchi. Non vi dico se andate ad Arcole. Ora, evidentemente noi impariamo delle cose e le impariamo attraverso il fatto di frequentarle. Se ci rendiamo conto che la nostra comunicazione ci danneggia, che le persone non riescono ad avere un buon rapporto con noi, che ogni volta che vogliamo ottenere qualcosa dobbiamo arrabbiarci, che abbiamo speso più tempo a fare polemica di quella che abbiamo speso a fare risultati, allora forse un cambiamento non solo è possibile, ma è auspicabile. E io credo che noi dovremmo essere quello che siamo. Un'unica cosa non deve cambiare, ed è il cuore. Il cuore è l'unica cosa che deve crescere, deve esistere e deve diventare sempre più grande. Il cuore e l'onestà sono le due cose fondamentali che non devono mai cambiare e devono invece crescere il più possibile. Ma come si fa a vivere di cuore ed onestà? Semplicemente imparando una comunicazione che premia l'onesto e premia la persona generosa, la persona spontanea, mentre invece spesse volte, paradossalmente, più siamo buoni, più ci arrabbiamo per questo e più purtroppo la vita ci punisce, perché nessuno ama gli irosi e soprattutto perdiamo delle grandi opportunità. Quindi in realtà non c'è nessun cambiamento, ma al contrario, diventiamo quello che siamo veramente, perché chi è molto arrabbiato non è se stesso. E se stesso chi riesce ad avere grande successo in affari e in famiglia, ma dando quello che veramente c'è di più bello nel suo cuore. Questo è quello che penso. Bravo. Grazie. Dico solo una cosa, grazie, perché la mia idea di fare l'incontro nella sala ristorante era per creare più intimità, no? Però mi rendo conto, chiedo scusa perché l'ho sottoposto a un microfono orribile con lo scoppiettino, non gli ho fatto usare le slide, mi scuso di questo, però sei stato ancora più grande perché con la convoce hai reso benissimo la serata e ti ringrazio ancora molto. Dico ancora una cosa bella perché, a differenza degli altri, Ciro non mi ha chiesto di vendere il libro, gliel'ho chiesto io, gli ho detto: Ciro, porta dei libri, so che l'hai fatto, è estremamente gentile, non mi diceva niente, quindi ho detto alle persone che portassero dei libri che verranno esposti qua, logicamente lui farà la firma autografa che vale molto più del libro, perché quando sarà famosa io lo conoscevo e ho il libro firmato, giusto? Grazie ancora, iniziamo la serata con la pericena e buon Natale.